è per noi davvero una cosa gradita, e noi pensiamo e speriamo che nel tempo si riesca a far conoscere sempre di più questo nostro territorio del Pollino, proprio per cercare di sviluppare quelle forme di turismo di cui Maria Francesca ci parla spesso, di turismo sostenibile, turismo lento, quelle situazioni cioè di presenza che non creano problematiche ambientali, che non deturpano ciò di cui noi disponiamo, ed è un augurio che ci stiamo facendo da tempo. Ci sono rappresentanti anche di altri parchi, queste sono le politiche che in effetti nei parchi si vuole portare avanti, perché è prioritario il meccanismo della tutela e della salvaguardia ambientale, ma che chiaramente va concertata anche con lo sviluppo dei territori, con situazioni economiche soddisfacenti per i cittadini che vivono questi luoghi, dove noi abbiamo tante patrimonio culturale di grande rilievo, ambientale di grande rilievo, oltre chiaramente anche all'eredità e al patrimonio culturale. Noi sappiamo di disporre di biodiversità del mondo vegetale, del mondo animale, di biodiversità del mondo agricolo. Ci troviamo in questa catena di monti che separa la Basilicata dalla Calabria, dove abbiamo 5 vette che superano i 2000 metri di altezza, che sono innevate per gran parte dell'anno, e ci troviamo nella zona dell'Appennino meridionale con le cime più alte. Sono presenti fenomeni carsici che grazie all'erosione delle acque su queste rocce calcaree volumitiche hanno creato questi substrati. Anche questo è uno dei massicci carsici più rilevanti dell'Italia meridionale, e chiaramente poi il fenomeno del carsismo con i suoi aspetti di fenomeni superficiali e di fenomeni ipogei con grotte freatiche attive ma anche fossili, crea tutte quelle situazioni per cui noi disponiamo di tanta risorsa idrica, nella quale consiste sia in sorgenti superficiali, ma abbiamo anche una strutturazione profonda delle acque che poi danno origine a tutti questi meccanismi di sorgenti di cui disponiamo nel territorio. Io non mi dilungo più a parlare di Pollino, vi ho voluto soltanto dare un cenno su quello che è il nostro patrimonio, ma chiaramente va vissuto in maniera diretta affinché sia apprezzato nel modo giusto. Reinterverrò, come diceva Maria Francesca, in una fase successiva, trattando alcuni aspetti che riguardano l'agroalimentare e lo sviluppo di tematiche inerenti anche ai percorsi del cinema che vorremmo portare avanti, e proseguiremo in questa direzione. Grazie per essere venuti da noi.